Stavo leggendo questo quaderno di ricordi, di pensieri che ho scritto in India molti anni fa, quando vivevo lì, e ho trovato questa foto. Sto bevendo l'acqua di cocco da una noce di cocco fresca, verde, ha tantissimi benefici e adesso farò un video per raccontarvi quali sono. La sempre più famosa acqua di cocco è il liquido contenuto nel frutto della Cocos nocifera, la palma da cocco. L'acqua, cioè il succo, si trova nella noce di cocco fresca, quella verde, non quella marrone. Mi piace considerare il cocco non come un cibo tropicale, ma come il cibo che ha nutrito i nostri progenitori. Ha fornito proteine, grassi, minerali, vitamine, enzimi vitali alle popolazioni che dall'Africa sono migrate in Europa e poi in Asia. Oggi il cocco cresce nelle zone tropicali, ma con questi cambiamenti tropicali e i monsoni che stanno arrivando in Italia, non mi stupirei se tra qualche decennio vedessimo spuntare le palme da cocco anche qui da noi. La noce di cocco è una drupa, cioè un frutto carnoso. Pesa circa un chilo, spunta 2 settimane dopo la fioritura e la sua maturazione richiede 6 mesi e in alcune specie addirittura un anno. Ci sono più di 80 specie di palme da cocco, dalle più nane alle più alte, che svettano fino ai 35-40 metri. Prima di spiegarvi come assumere l'acqua di cocco e perché fa bene, voglio sottolineare la differenza tra il latte di cocco e l'acqua di cocco, che molti confondono. Il latte di cocco non è il liquido contenuto all'interno del frutto, ma viene preparato con il cocco secco. Avete presente il cocco bello che vendono nelle spiagge? Quella è la polpa essiccata della noce di cocco e per fare il latte viene polverizzata e mescolata con acqua naturale o acqua di cocco fresca. Tornando al nostro cocco, la sua acqua è il succo puro e incontaminato del frutto fresco. Nei paesi tropicali è una bevanda molto comune, completamente naturale. Si prende il cocco, si taglia un'estremità, si inserisce una cannuccia, magari con l'ombrellino come nel mio caso, e si beve così. È ricca di antiossidanti, nutrienti e sono convinta che anche per questo le donne orientali sembrano sempre giovani, sono magre e hanno una bella pelle molto a lungo. Noi possiamo bere l'acqua di cocco confezionata, biologica, per avere tutti i suoi benefici. Attenzione però, io non bevo acqua di cocco se non ha origine certificata biologicamente e consiglio a voi di fare lo stesso. Che sapore ha l'acqua di cocco? Essendo ricca di zuccheri e anche di minerali, è molto dolce e anche un po' saporita. Il succo è dissetante, nutriente, insomma è un vero super cibo. Se è la bevanda preferita di molte star americane, ci saranno sicuramente dei motivi importanti. Vediamo quali sono. Anzi, di più, vi svelerò 5 benefici e 3 ricette freschissime per fare un pieno di antiossidanti con l'acqua di cocco. Ecco subito i 5 benefici. L'acqua di cocco è un ottimo energizzante e ricostituente. È ricca di minerali, di vitamine, soprattutto vitamina C e vitamina B, quindi dà tante risorse e stabilizza l'energia. Al mattino fa partire bene e anche la sera dà sprint per concludere bene la giornata, belli attivi. 2. Mantiene giovani perché è ricca di antiossidanti e quindi ha proprietà rigeneranti per tutte le cellule e mineralizzanti per le ossa. 3. Idrata in profondità perché è un'acqua ricca di micronutrienti graditissimi alle cellule e questo rende la pelle anche più liscia, morbida, luminosa ed elastica a lungo. 4. Rafforza il sistema immunitario grazie all'acido laurico che ha proprietà antibatteriche, antifungine e antimicrobiche. Protegge dagli attacchi degli agenti esterni che purtroppo con l'inquinamento ambientale e la resistenza ai farmaci stanno diventando sempre più problematici. 5. Ha un effetto diuretico e sapete bene quanto sia fondamentale mantenere attivo ed efficace il nostro sistema idraulico. Trasporta i liquidi alle cellule e fa defluire le tossine attraverso la diuresi, così abbiamo un migliore equilibrio fisiologico. Ora capite perché le popolazioni tropicali si nutrono così tanto di questo frutto? Non è moda, non è povertà, è pura salute. E per essere sempre in salute anche voi, basta seguire i consigli dei miei video. E per farlo basta iscriversi al canale. Clic! Ed ecco 3 modi per assumere l'acqua di cocco in tutta facilità. Come energy drink,
dopo una corsa o dopo lo sport, dopo una sudata in sauna o sotto il sole, l'acqua di cocco è ottima al posto delle bibite dissetanti o rimineralizzanti industriali, quelle di colore giallo, rosa, azzurro fosforescente che non esistono in natura. Essendo ricca di magnesio e potassio, previene anche i crampi muscolari. Come bevanda dimagrante e disintossicante. In questo caso possiamo fare un meraviglioso cocktail aggiungendo del succo di pompelmo, per esempio. L'acqua di cocco ha poche calorie e quasi zero grassi. Presa prima dei pasti dà un senso di sazietà, riduce l'appetito e quindi fa mangiare meno. Contrasta la formazione di aria nello stomaco e nell'intestino e il risultato è una pancia più piatta. Come digestivo, in questo caso si può bere l'acqua di cocco prima di mangiare, pura oppure mescolata dell'estratto o succo naturale di ananas senza zucchero. Insieme forniscono allo stomaco una sferzata di enzimi digestivi e faranno in modo che dopo mangiato vi sentiate leggeri grazie a una migliore digestione e assimilazione del cibo. In India, secondo l'Ayurveda, massaggiare la testa con acqua di cocco riduce lo stress mentale e toglie la tensione dal volto. Ma non fatelo da soli, devo spiegarvi come si fa prima. Avete visto quanto bene fa l'acqua di cocco? E ancora non vi ho parlato della polpa, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Avete già bevuto o volete provare l'acqua di cocco? Raccontatemelo nei commenti qui sotto, oppure nel link al mio sito che trovate nell'info box. E sempre sul mio sito trovate tanti approfondimenti sull'acqua di cocco e sugli alimenti e rimedi di cui parlo nei miei video. Lasciate un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video, e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!